La vedi quella specie di collina? Sì. Questa puzza di latte rancido che senti viene da là. Là sotto ci stanno un cumulo di fazzoletti che servono a pulire le mammelle delle vacche. Ah, roba da persa. No, roba del nord. Allevamenti emiliani, veneti, lombardi. Roberto, ogni volta che gli stallieri devono inserire le ventose dei mungitori automatici, devono pulire le mammelle. Però spesso le vacche si ammalano, prendono infezioni. E quindi ogni mezz'ora dovrebbero essere messi a riposo. Ma non si può fermare una produzione così redditizia. E quindi le devono nettare. Altrimenti il pus e il sangue finirebbero nel latte. E interi fusti sarebbero pregiudicati. Ora, tutti questi fazzoletti sporchi, dove vanno a finire? Io ho avuto l'idea di portarli qui. Vabbè, con tutti questi bufali e sta mozzarella che c'è sta macchia, sei in da puzza di latte. E quell'altra? Quello è il mio gioiello. Là sotto ci sta la polvere delle strade di Milano. Ma tu lo sai che i milanesi producono 1.300 tonnellate di polvere al giorno? 800 le spediscono in Germania. E all'appello mancano 500 tonnellate. Dove vanno a finire? Lì sotto. Bravo. Più un po' di tonnellate delle stampanti d'ufficio della Toscana e del Piemonte. Io ho fatto andare in Europa questo paese di merda. Ti dovrebbero fare commissario straordinario all'immondizia. Così non ci sarebbe tutta questa spazzatura per strada. La vera immondizia non è quella che vedi. La vera immondizia sta sotto i tuoi piedi. Non sotto al tuo naso. Allora, cominci a capire qualcosa di questo lavoro? Sì, inizio a capire. Senti, Roberto, tu sei laureato, no? Sei delle nostre parti. Tieni una bella proprietà di linguaggio. Grazie. Sei simpatico. Ti piacerebbe fare il mio lavoro? Quello dello scrittore non è un lavoro utile. A che serve? Tu lo sai cosa significa la parola stakeholder? Soggetto indispensabile, senza il cui supporto un'azienda non è in grado di sopravvivere. Indispensabile. Non è la parola più bella romun. Sì, è molto bella. E uno scrittore non sarà mai indispensabile a nessuno. E tu hai altre qualità. Te lo dico io. Non ti preoccupare, che alla parte tecnica ci penso io. Certo, dobbiamo lavorare un po' sul look, Robè. Non puoi andare in giro vestito così. Sei uno sfigato, un No, ti prego intellettuale. tutto, ma non darmi dell'intellettuale. Lo vedi? Per un'immagine vincente, questo abbigliamento casual non funziona. Robè ci vuole stile, ci vuole ricercatezza. Se per esempio ti invitano ad una festa, ti la presentano con un formone non esagerato. E che ti vuoi mettere a fare? Lo squallido tampinatore di tutte le gonne presenti. No, E certo. se non hai una fidanzata, non hai una donna all'altezza. La devi Una pagare. puttana. Ma che puttana, robè. Una escort. Ah. Di lusso. Elegante. Sensuale. Un'immagine di uomo senza necessità. Completo di soddisfazione e di bellezza. Robè, tu se mi stai a sentire, ti faccio diventare uno stakeholder esagerato. Io. Donne, soldi, cocaina, macchine potenti, bella vita, robè, la vita. L'altro giorno è nato Francesco. E chi è? È il figlio di una mia amica. Ah, mi fa piacere. Gli manca un rene. Il cuore ha disfunzioni gravi. L'ano è imperforato. Chiuso. Però se tu lo vedi il bambino, sembra perfetto. Gioca, ha un viso sereno. Dalle parti nostre nascono l'80% dei bambini malformati in più che nel resto d'Italia. Tu lo sai che l'Istituto Superiore di Sanità ha dimostrato che la mortalità per cancro in Campania è aumentata del 12%. Bronchi che marciscono, trachee che iniziano ad arrossarsi. Poi va a fare la TAC in ospedale. E il risultato sono quelle macchie nere che significano cancro. Mi dispiace, Robè. Mi dispiace moltissimo. Ma io con tutta questa roba non c'entro proprio niente. Tu te la sei mai fatta una visita in ospedale? Intellettuale.